Benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono di nuovo in camera dei bambini perché devo ancora fare i letti. Questa mattina non ci sono stata tutta la mattina, sono andata fino giù a Torino all'ingrosso dei fiori perché abbiamo preso dei fiori e delle piantine perché domani, che è venerdì, e anche sabato mattina saremo aperti e quindi cerchiamo di avere cose fresche e cose diverse ogni volta. Quindi prendiamo poco per avere sempre del fresco, sempre delle cose un po' diverse da proporre a chi viene a trovarci. Per chi non lo sapesse, è un negozietto a Chivasso dove vendiamo fiori, candele profumate, profumatori. Devo ancora registrare un video dove vi faccio vedere un po' tutto, ma siccome domani sarò insieme a mia sorella, volevo che ci fosse anche lei. Magari domani riesco a registrarlo e a breve ve lo mostrerò. Spero di riuscirlo a fare al più presto, anche perché è veramente molto carino. Ci sono delle cose carinissime. Abbiamo iniziato a fare qualche spedizione perché faremo anche spedizioni e quindi ve lo voglio far vedere perché a me piace tanto tanto. Comunque sono in camera dei ragazzi perché devo ancora fare i letti. Stamattina ho avuto appunto delle cose di lavoro da fare, ma vi voglio mostrare un paio di cose che ho acquistato da Chiavi. Stamattina sono andata, appena sono entrata, ho visto mezzo vuoto, ho detto: "Mio Dio, cosa sta succedendo? Sta chiudendo Chiavi?" Mi è venuto un po' di ansia perché mi trovo molto bene da Chiavi quando riesco ad andare a prendere anche solo le magliette. I bambini usano quelle lì semplici, scusatemi, bianche, normali o nere, comunque di colore unico. Da Chiavi le trovo. Ultimamente riesco a trovarle anche da Terranova, ma non sempre trovo le taglie, quindi dove mi trovo, vi dico la verità, le prendo. Però Chiavi è un negozio che mi piace e mi incuriosisce molto. Comunque sono entrata, se vi può interessare, quello di Torino si sposterà in Corso Romania, che a fianco all'ex Auchan, che adesso è diventato Conad, faranno un grande centro commerciale e quindi Chiavi si sposterà lì all'interno di questo centro commerciale. Così mi ha spiegato il cassiere, dice: "Qui la gente doveva venire apposta", e io penso che comunque ci andavo lo stesso. "Fai invece di là con una passeggiata, magari entra un po' più di gente." Effettivamente ha ragione, perché se uno dice: "Ma sì, vado a fare una passeggiata", non è che ci vado a fare una passeggiata da Chiavi, vado da Chiavi se mi serve qualcosina. Comunque, niente, questo per dirvi che Chiavi si sposterà. Se vi interessa, se siete dalle parti di Torino, pezzi di detersivo, vabbè, dalle parti di Torino, vi interessa appunto, Chiavi si sposterà i primi di aprile, quindi prossima settimana praticamente, sì, perché oggi è 30, 31, Mirko, quanti ne abbiamo oggi? 30. Oggi è 30 marzo e quindi prossima settimana Chiavi si sarà spostato dall'altra parte. E questo mi ha dato modo di pensare che il centro commerciale aprirà prossima settimana. Però io cartelli in realtà in giro ancora non ne ho visti. Comunque, sono andata perché dovevo prendere dei pantaloni. Io mi trovo benissimo con i jeans skinny che trovo da Chiavi, che costano 10 euro. E li metto tantissimo, talmente tanto che li metto che li consumo e me li mangio praticamente. Vi faccio vedere quali sono, quali ho preso questi qua più chiari. Stavolta ho dovuto prendere una taglia in più. Perché? Perché d'inverno ho mangiato un po' di più, quindi ho dovuto prendere una taglia in più. Comunque, questi sono i pantaloni, il colore. E niente, mi piacciono un sacco, sono comodissimi, sono elasticizzati e sotto rimangono stretti. Io devo girarli perché per me sono fin troppo lunghi. Io sono 1 metro e un mozzicone di sigaretta, quindi devo girarli o tagliarli, vedo come fare. Comunque, per i bambini invece, ho preso due magliettine che vi dicevo così di colore unico. Questo colore mi sta piacendo tantissimo, che è un po' fresco e che secondo me con il jeans ci sta benissimo. Ho preso una taglia 10 per Andry e una taglia 12 per Mirko, perché Mirko è molto magro e quindi se gli prendo la taglia troppo grande gli scivola giù troppo e quindi non mi piace che gli stia come vestito, quindi ho preso 12 e 10 per Andry. E poi, siccome domani, che è venerdì, verrà la mia piccolina da Modena, gli ho preso un pacchetto di elastici, perché adesso la mia piccolina è la bimba che ho battezzato, la figlia della mia amica Francesca. Domani, che è venerdì, verranno qua perché hanno delle loro cose da fare, così ci vedremo. E gli ho preso degli elasticini, visto che è iniziata a farsi la fontanella, le codine. Prima non si teneva niente in testa, non voleva, però la mamma è una testona e a punta di piedi c'è riuscita. Adesso si fa fare i codini, adesso non so se fa i capricci, però se li fa fare volentieri, dai. E quindi gli ho preso gli elasticini. E niente, allora sono sotto perché devo attaccare una lavatrice, appunto, fare i letti e risistemare le librerie.
quando sono a casa e ho un attimo di tempo, cerco di sistemare più cose possibili. Quindi magari un giorno mi dedico alla cameretta o magari alla cabina armadio come è stato qualche giorno fa, o magari mi dedico alla lavanderia sotto, quindi cerco di sbarcare il più possibile di cose da lavare, da asciugare, e do una passata al bagno perché con l'asciugatrice il bagno qui sotto si riempie di polvere. C'è la finestra, ma vi dico la verità, non usando tanto il bagno, la finestra la apro ben poco, cioè la apro tipo quando lo vado a pulire, o quando so che tutto il giorno faccio lavatrici e asciugatrici, comunque per far passare l'aria, non tenere umidità o che sia, lo apro un pochettino, però non è una cosa che faccio giornalmente, ecco. Quindi ogni volta che sono a casa e ho un po' di tempo, cerco appunto di sistemarmi qualcosa di extra. Ho portato la roba a mano perché, guardate, ho lasciato la bacinella fuori, che avevo portato il piumino, e l'ho lasciata qua. E quindi mi sono dovuta portare tutto a mano. Adesso dove la metto la bacinella? Ora tolgo questo piumino che è quasi asciutto, lo piego, così occupa meno spazio. Madonna, cioè, l'affanno. E poi mi stendo questa roba così, visto che c'è già l'asciugatrice attaccata con altro, c'è un po' di sole, un bel po' di sole, guarda che bello il sole. E me li stendo fuori. A me, Kira, ci piace molto stare da questa parte del balcone. Ci piace proprio perché c'è il sole, poi questo è il periodo perfetto dove c'è il sole, che non è troppo caldo, è bello, cioè si sta proprio bene. Però se ho delle cose da fare dentro casa non posso stare fuori al sole, però Kira può farlo. E quindi si mette lì, spaparanzata al sole.
Allora, sono ormai le 8:15, siamo rientrati da pochissimo a casa e inizio a preparare la cena, anche se già un po' tardi, però tanto più o meno sempre per le 9 mangiamo la sera, per una cosa o per un'altra, è sempre più o meno l'orario. Comunque stasera ho pensato di preparare una pasta con le vongole che ho fatto diverse volte, ve la farò vedere molto velocemente, e poi di fare delle polpette alla senape. Però questa volta, non avendo le uova, anziché le uova userò un pochettino di fecola di patate. E le quantità non ve le so dire perché va un po' ad occhio, quindi se io avessi messo un uovo metterò un cucchiaio di fecola di patate, ma comunque adesso vedo, man mano che lo impasto vedo cosa serve. Quindi adesso vado a preparare, sennò poi si fa veramente troppo tardi. Allora, qui ho messo un po' di carne trita e ce n'è più o meno, allora ne ho presi 6 etti, quindi ce ne saranno più o meno 300 grammi. Vado a mettere un po' di latte, un po' di pane grattugiato, sale, un po' di pepe. Poi vado a mettere un pochino di aglio in polvere. E poi vado a mettere un cucchiaino di fecola. Adesso andrò tutto a mescolare e farò le mie polpette. Ok, adesso che le ho arrotolate tutte vado a mettere un pochettino di farina e le andrò a passare dentro la farina. Un po' alla volta così non si appiccicano tra di loro. Di olio di oliva, e vado a mettere le mie polpettine. Allora, le lascio rosolare qui un attimo. Nel frattempo ho preso un bicchiere di acqua calda, prendo la senape, vado a mettergli 2 cucchiai così di senape all'interno del bicchiere dell'acqua calda. Quindi mescolo un po' così sciolgo un po' la senape con l'acqua. E non appena le polpettine saranno tutte un po' rosolate da tutti i lati, vado a versare questo bicchiere d'acqua e senape all'interno della pentola. Ok, adesso vado a versare il mio bicchiere di acqua e senape, ecco qua. Chiudo il coperchio e lascio così circa una decina di minuti e poi vedremo come sono, se hanno bisogno ancora un po' di cottura. E invece qua andrò a preparare la pasta, quindi ho messo qui la pentola per l'acqua, adesso poi l'accendo. Sono andata a mettere un po' di olio di oliva, un po' di aglio, vado a prendere le mie vongole ancora congelate, quelle che prendo al Lidl, che mancavano da un po'. Me le metto qui nell'olio. Metto il coperchio e anche qui aspetto qualche minuto. Nel frattempo accendo la pasta, l'acqua per la pasta. Allora, qui sono passati circa 10 minuti, ho tolto un attimo il coperchio, ecco qua,
la cremina che è venuta. Adesso vediamo se sono pronte, le spengo, diversamente gli aggiungerò ancora un goccino d'acqua e le vado a far cuocere ancora un momentino. Io direi che hanno bisogno ancora di un paio di minuti di cottura, quindi ne vado ad aggiungere un po' d'acqua. Aggiusto un po' di sale. Metto il coperchio, lascio ancora un paio di minuti e poi andrò di nuovo a controllare. Ma diciamo che 2 minuti secondo me possono bastare. Le ho fatte piccoline apposta così cuociono più in fretta. Più grandi le fate, più tempo ci va per cuocerle, ovviamente. Di qua ho abbassato un po' troppo la fiamma, adesso l'alzo un momentino. Ecco qua, adesso aspettiamo. Allora, ho lasciato aprire le vongole, una volta che si sono aperte ho versato un bel bicchiere di vino bianco, adesso lascio evaporare l'alcol, di là ho messo l'acqua a bollire, quindi sta quasi per bollire, quando la pasta sarà pronta rovescerò tutto all'interno della pasta, una bella mescolata e via, e il piatto sarà pronto. Qui sono passati circa 5 minuti, adesso ho tolto il coperchio così si asciuga un po' e si ricrea la cremina. E poi niente, le polpettine sono pronte. E visto che è pronto, noi andiamo a mangiare, quindi io vi saluto e vi do come sempre appuntamento al prossimo video. Ciao!